Salve a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Arte Forum. Oggi abbiamo una coppia molto molto particolare, siamo sicuri che desterà un sacco di curiosità come già ha fatto con me in pochi minuti. Abbiamo gli Anonymous Art, composti da una coppia di fatto, non soltanto artistica, ma assolutamente marito e moglie, per quanto con una fortissima individualità che adesso andremo a scandagliare. Infatti diamo il benvenuto ad Elena Bertoni e Simone Romano. Grazie mille di essere qua. Grazie a te. Toscani, però ho sentito insomma che ci sono un po' delle Un po' miscellane, un mixati, po' sì. mixati, quindi questo insomma anche questo mix di generi, Isolani. questi intenti, esatto, poi si vede anche nelle opere. Allora, un amore nato, un amore, insomma, un'unione artistica e personale nata sin dai Scuola. primissimi tempi a scuola, quindi parliamo un po' del vostro incipit, di quelle che sono le passioni artistiche, ma anche le passioni personali che poi vi hanno portato ovviamente a intrecciare quello che è la vostra produzione e la vita, che non è semplice perché normalmente il lavoro o comunque gli Divide di escamotage, solito, esatto, le invece. espressioni artistiche sono un po' un modo per fuggire da quella che è la routine quotidiana, eccetera. Voi siete il connubio Lo facciamo perfetto, quindi ci insieme. vuole davvero una grande coesione, una grande empatia. Allora, parliamone un pochino, vediamo un po'. Come è iniziato, intendi? Sì, curiosissima. Dal 2000 in pratica stiamo insieme. Ok. Siamo conosciuti all'Istituto d'Arte a Pisa e poi vabbè, è andata avanti comunque all'inizio non All'inizio come come, un'amicizia. infatti, come un'amicizia e poi mettendoci insieme appunto nel 2000, Insieme sia nel lavoro artistico però in che accademia. è nato tutto da un Che esame. cos'è nato prima? L'empatia personale Insieme, che poi vi ha portato praticamente. Oddio, insieme? forse l'empatia personale. Sì, forse sì. Ok. No, il resto è stato più un caso perché avevamo da fare un esame È insieme vero. di fotografia all'Accademia. Avevamo due lavori fotografici che erano entrambi in bianco e nero, entrambi orizzontali. E abbiamo fatto questo gioco di provare a metterli insieme. È venuta fuori una cosa molto divertente perché lei analizzava sempre con lo stesso mezzo e con lo stesso metodo una cosa opposta alla mia, però si incastravano perfettamente. E quindi abbiamo detto proviamo a fare l'esame insieme. Siamo entrati con un'opera unica e l'esame è andato Spiegando benissimo, ognuno il proprio quindi, punto di vista, infatti. quindi siamo. È stato un pochino lo start per Per cominciare a capire, lavorare siamo diversi, insieme. però possiamo funzionare Però anche nella può, vita sì, insieme. anzi, mancavano Ok, delle cose sicuramente a lei e sicuramente a me dell'altro, ok. perché siamo simili ma molto diversi in realtà, perché poi abbiamo l'abitudine. Complementari, sì. Sì. Concavo e convesso alla Sì, fine creano un esatto. intero, È quindi stato proprio direi l'esame, è stato questo, mettere insieme due cose diverse e farne che una che era opposte, se guardi. sicuramente spiegava molto di più delle due cose singole. E da lì abbiamo cominciato a lavorare insieme perché ci siamo resi conto che, tra virgolette, funzionava. Funzionava, che poi in realtà è un po' anche il filo rosso di quella che è la vostra poetica. Io vi chiedevo prima, perché ci è capitato di avere a che fare anche con artisti che appunto lavorano in coppia, però sono veramente molto coesi anche come intento espressivo. Invece voi giustamente mi dicevate, in realtà è molto forte la nostra coesione, per ognuno di noi ha la propria Porta avanti, sì. individualità. Un po' Certo, sia a livello di soggetti, sia a livello di idee. realizzazione anche, E ci ognuno. sono anche dei lavori che sono effettivamente più suoi e degli altri lavori che sono più miei. E vi siete mai trovati in contrasto? Sì, e quindi Tantissime come volte. nasce un lavoro? Quindi l'idea, il soggetto, lo sviluppo, Può chi si nascere da occupa di una cosa, chi. qualsiasi spunto, magari uno ci pensa un attimo, ne discute. E poi portando avanti ognuno di più l'idea e l'altro si aggrega dandogli i suoi suggerimenti, insomma. Però da un racconto, Però, tipo da infatti, una cosa che magari. dall'interesse personale, da Esatto. una storia che può interessare di più uno o l'altro, comunque. Di solito anche magari parlando con le persone. Sì. Infatti Anonymous Ah. Art è per quello, perché noi a volte diciamo che le opere non sono nostre, nel senso che magari facendo un discorso con te e mi racconti delle cose, a me o a Mi lei, ritrovi in un tuo a uno dei quadro. Sì, due viene in mente, viene in mente di classico. tradurlo con un quadro perché magari ha provocato un interesse. Quindi è un lavoro di Elena e di Simone che però parla di te e quindi alla fine non è più né mio né, cioè non è di Cioè, nessuno. anonimo come collettivo in pratica, non Anonimo, anonimo perché non ha infatti un. questa è una bella accezione, nel senso che non, effettivamente non ci si chiede mai del. Oddio.
ci si interessa più dell'opera, ma non del messaggio che c'è anche dietro, magari è il nome di un gruppo musicale piuttosto sì, che un gruppo per d'artista. Noi sì, è importante. Molto importante. Anonimo, quindi non come anonimo privo perché di significato, senza nome, ma l'opposto. Perché è di tutti. Di sì, sì, sì. Anonimo nel senso proprio di collettivo, tra virgolette. Come tra l'altro un altro motivo che ci ha fatto scegliere il nome è stato il fatto che eravamo affascinati comunque dalle vecchissime foto in bianco e nero che non avevano la firma dell'autore e quelle erano diventate quindi di tutti. Di tutti. Quindi era un senso, non dico nemmeno sociale, collettivo. Quindi il fatto di mettere nelle proprie opere, comunque nei lavori che facciamo, idee di altri, comunque racconti, comunque storie, comunque sensazioni, esperienze, rende il lavoro in qualche modo anonimo, però in senso di tutti, proprio ampio, universale, sì. Di tutti. Di aggiunta e non di riduzione. Generoso. Un atto di generosità, se vogliamo, di spirito. Allora, quindi, voi mi dicevate che inizialmente il percorso ovviamente verteva su altre cose, sì. E poi improvvisamente c'è stato un cambio di tendenza. Oddio, no, verteva su altre cose? Non su altre cose, su cose... Per i... Solo come realizzazione, i soggetti erano gli stessi. Come sì. Mezzo di espressione. Mezzo di espressione. Abbiamo cambiato qua dal 2005. Quindi, cosa c'è stato? Quindi un percorso iniziale che vedeva performance piuttosto che utilizzazione fotografia, di... video, e la pittura c'era ma era marginale. Benissimo. Quindi c'è stato su un 80% di mezzo digitale, il 20% era magari era la, pittura. La pittura. Questo viaggio a New York che ha portato poi... Che ci ha illuminato. Benissimo, parliamo di un secondo. C'era una crisi prima del viaggio, sì, sicuramente, infatti. Quindi okay. Quello... ha soltanto accelerato una cosa che stava succedendo. Come capita di sempre scelta, così. Perché poi esatto, e poi di solito quando c'è una crisi e succede una cosa che ti fa capire, vuol dire che probabilmente era destino. Era la via giusta, infatti. Però c'era stata una crisi in cui nelle performance, nelle fotografie, nel video non riuscivamo più, o quantomeno male, a dire le cose che volevamo. Ci sembrava di aver esaurito un pochino. Quindi eravamo un po' in crisi mai fino al soddisfatti punto, al 100% poi del risultato. E le più grandi, tra virgolette, discussioni a livello di realizzazione sono venute in quel periodo. Sì. Perché nella fotografia e nel video avevamo molti più problemi a trovare un accordo. Quando, dopo il viaggio a New York, abbiamo riscoperto la pittura, che è stato inizialmente più una sua decisione, allora le cose sono cambiate, questa cosa ha portato intanto una serenità interna perché trovavamo molto più accordo, probabilmente perché eravamo più realizzati da quello certo, che veniva fuori. Certo. E poi è rinato tutto, però è stata una cosa che secondo me sarebbe stata inevitabile anche se non ci fosse magari stato quel sì, viaggio. Magari sì, ci saremmo arrivati un po' più in ritardo, però... Quello ha funzionato proprio come meccanismo di velocizzazione di un percorso. Ora è l'opposto, i video ci sono. Cercando un modo, cioè una nuova strada, e ha coinciso con questo viaggio a New York, dove voi in realtà siete andati per una mostra, un evento che è stato fatto, sì, una cosa di street art, performance, appunto. Erano diversi eventi, noi eravamo uno dei 5 eventi che venivano fatti per le strade di New York, noi eravamo Corner Liberty Street, e con la galleria praticamente abbiamo fatto 3 percorsi, uno di fronte a una banca famosa, un altro nella Soho, nel quartiere che al momento era dell'arte perché non più è del design, e l'altro era diciamo vicino proprio a Manhattan Street, sì più o meno, diciamo lì. E siete tornati pittori, sì, così è successo l'opposto, sì. Sì, così si può dire. Poi c'è anche questa forte importanza nel contatto con gli altri, che anche questo, molti artisti si sentono un po' protetti dal rendersi il baluardo di se stessi, della loro poetica, invece voi avete l'opposto. Assolutamente detto, è importantissimo il non contatto forte, con gli altri. Enorme, sì. Enorme, perché il più delle volte... le tematiche dei quadri... Ma anche per quello che si diceva prima comunque, perché esatto. Magari da un discorso, da una storia può venire fuori un'idea. Certo. Quindi non è quindi che anche dal tutto dentro di te. Sì. Tantissimi lavori nostri sono autoreferenziali sicuramente, perché ci sono cose da dire di se stessi. Prima però di tutto. Sarebbe a però parte che noioso. L'autoreferenziale è comunque una cosa che magari ti interessa, che viene dall'esterno, sì, che certo, il cerchio poi si chiude sempre. Certo. E poi è bello raccontare anche degli altri e non soltanto di se stessi, perché comunque riesci a vedere le cose da un punto di vista diverso, crei veramente qualcosa di alternativo rispetto a quella che è magari la storia che ci hai raccontato te, può venire fuori in una maniera magari diversa e ti può far capire delle cose diverse. Anche a me.
Sicuramente. Assolutamente. Allora, parliamo un po'. Almeno di... come gioco, perché sennò sembra pretenzioso. Sì, beh, certo, ovviamente. Non siamo. Beh, però l'arte, io credo molto nel valore terapeutico dell'arte, che magari a modo suo scandaglia delle cose che non riesce a vedere immediatamente. Almeno su noi stessi funziona. Sì, poi... Ma anche sulla funzione. Se uno è un attimo attento e arguto e coglie qualcosa, può dare molto più di un ipertesto, di un discorso descrittivo certo, di altri, in altri certo. senso. Sono molto attratta. Parliamo di queste, appunto, di questo racconto di storie altrui. Voi avete una pittura un po', una denuncia bianca, una sorta di smascheriamo quella che è la caducità, quindi anche la banalità, i cliché, tutte mm-hmm. quelle cose che ci uccidono nella nostra c'è individualità. La finzione. La finzione, esatto, in tutto e per tutto. Vi siete presi carico anche di una storia particolare. Io prima ho preso un appunto, questo lavoro a soggetto, di cui poi qua abbiamo un piccolo una parte. Esempio. Un vignami, infatti. Sentiamo un po', quindi un lavoro a soggetto, quindi vuol dire che non solo dei soggetti che voi sentite, ma anche commissioni per altri. Sì. Okay. Quindi che cosa nasce, questa, mi dicevate appunto questa cosa in relazione al mondo cattolico? Molto anche al luogo cattolico. Al luogo soprattutto, sì. Esatto. C'è stata appunto questa commissione 2 anni fa, mi pare, sì, più o meno. Sì, quella 2 anni fa. E, fatta apposta per il 120esimo anno di attività di questo albergo, ristorante, insomma, di Livorno. Per i fedeli. Accanto, posto per accanto i fedeli al, in che senso? Che ci vanno a mangiare? In pratica ci vanno solo pellegrini, okay. Perché appunto accanto c'è il santuario di Montenero, okay. Che è tutto questo... pieno di ex voto, baluardo kitsch di... un po' kitsch in effetti. Bellissimo, tra molto l'altro. Bello. Sì, è più folcloristico diciamo che cattolico alla fine, perché poi diventa... Nell'espressione sicuramente. Sì, sì, beh, diventa come molto apparenza piuttosto che... Che spirito. Sì, e quindi appunto abbiamo preso come spunto il discorso dell'ex voto e della storia della famiglia. E esatto. Abbiamo portato avanti. Abbiamo il raccontato soggetto, anche noi la storia, sì, della famiglia. Vista però dal punto di vista anonymous, diciamo. Sì. Abbiamo appunto mixato i soggetti. E c'era appunto questa figura femminile con la testa di cardellino, perché il cardellino richiama l'immagine della Madonna di Montenero, che ha appunto il cardellino, quindi come ci sono, simbolo. Ci sono anche dei tratti storici. Sì, sì, sicuramente. Sì, sì, il primo, okay, lavoro che abbiamo fatto è stata raccolta dei materiali, quindi una raccolta storica. Prima abbiamo cercato tutte le fotografie familiari, poi abbiamo parlato con diverse persone della famiglia, e poi siamo entrati nel santuario. Il soggetto femminile è vestito come appunto nel 1800 e è ripreso da una fotografia di questa Ava, diciamo. Esatto. Quindi non è un lavoro a getto. Io no. Mi sveglio una mattina, un'idea. L'idea è a getto, però poi c'è tutto una ricerca. Il lavoro vero e proprio. È come, cioè, far da mangiare, cioè cercare gli ingredienti, esatto, decidere come mescolarli. Questo è molto interessante, perché in realtà c'è una grossa responsabilità. Quando hai un sacco di informazioni, la pittura o comunque uno scatto fotografico, cioè qualcosa di immediato che non ti dà il tempo di leggere, farti, ha una forte valenza simbolica. Ha risposto, cioè, tu devi scegliere... a quello che è stato il nostro passaggio. Ti hai detto infatti che la fotografia non ti permette, nel senso, è uno scatto. In uno scatto non so quanto riesce a dire tutto. Nella pittura, sì, siamo riusciti a fare proprio questo, una specie di... È stata per noi la soluzione per cercare di dire tutto. Quindi prima raccolta dei materiali, poi decidere come ritradurli attraverso questo tipo di linguaggio, però poi alla fine per dire un messaggio comune che magari sia cioè il racconto di una storia, ma poi vista dagli occhi nostri, quindi comunque un po' diversa. Molto, molto. Beh, vi racconterò qualcosa io dopo, chissà che vi ispiri qualcosa, anche perché ce ne sarebbe, guarda. Io vi ringrazio infinitamente. Al momento, farei altre 300.000 domande, ma chiamiamo Adriana Soldini, che è la nostra narratrice d'arte, perché riuscirà sicuramente a entrare più nel dettaglio in quelle che sono delle opere che a prima vista colpiscono e hanno anche una grandissima storia dietro. Quindi grazie. Vi ringrazio per questo grazie momento e noi ci vediamo tra un attimo con Adriana. Ben ritrovati, grazie Adriana della tua preziosissima presenza. Grazie a te. Io sono quasi gelosa di lasciarteli, però mi tocca. Quindi entriamo nel dettaglio di quelle che sono queste opere così particolari e così ricche.
Ma guarda, io ti capisco perché in effetti loro sono una coppia di artisti estremamente interessanti. Perché loro sono pop, sono loro pop, cioè loro lo vivono il pop, non è che soltanto si limitano a dipingerlo, per cui l'hanno proprio assorbito come se fosse la sostanza di cui sono fatti. E hanno un tipo di linguaggio talmente ricco, talmente articolato, talmente disposto a esprimersi con tante lingue diverse. Cioè hanno lo stesso linguaggio che comunque sempre è coerente, però è come se fosse italiano, francese, inglese, cioè con tante lingue diverse. Abbiamo ad esempio, no? In genere nelle loro opere noi vediamo che hanno questo pattern di che fa da sfondo, che sono questi splendidi tessuti damascati di epoca vittoriana, perché loro sono molto appassionati di epoca vittoriana, delle incisioni antiche, quindi diciamo che è un discorso estremamente contemporaneo, ma parte come sempre con un retaggio antico e comunque con un patrimonio antico da andare a coniugare con un linguaggio moderno. E quindi c'è questa ricerca, come parlavano loro prima, no? Come dicevano loro prima, c'è questa ricerca attenta alle fonti che c'è sempre nel loro lavoro. Non sono mai lavori improvvisati o presi solamente dal contemporaneo, sono lavori che partono prima dall'antico e per arrivare a. Ed è fanno una sorta di riassunto, perché una delle loro particolarità è il fatto di andare a mettere elementi discordanti, cioè tutta la loro arte si fonde su quello che è innanzitutto l'uomo, che quasi mai compare, cioè loro descrivono l'uomo senza usare l'uomo, senza usare l'essere umano, e allora vanno a utilizzare... Ma anche questo è molto contemporaneo, cioè è estremamente molto contemporaneo. Che trova molto un concettuale, uomo che è un uomo fondamentalmente, esatto. Cioè, ci devi andare a scavare dentro per trovare l'uomo, certo. Nell'uomo. Assolutamente. Infatti il loro modo di descrivere l'uomo lo fanno attraverso quelle che sono ad esempio anche le figure di animali, no? L'animale che è sempre legato all'idea dell'istintività, a quelli che sono i nostri istinti, ma sempre visto in un qualcosa non di negativo. Cioè si può utilizzare per mostrare magari un lato oscuro dell'essere umano, ma l'animale non è mai visto come qualcosa di negativo, anzi c'è una sorta di panteismo nella loro arte, di un amore per la natura, per gli animali. Ma certo, anche perché l'animale, laddove anche dovesse commettere qualcosa di cattivo, permettetemi il termine, lo fa per istinto, non lo fa certo con coscienza, esatto. Di voler fare del male. Quindi, loro vanno sempre a contrapporre quelle che sono il senso del doppio, del lato positivo e negativo, è tutto un coniugarsi di opposti nella loro arte, no? C'è sempre il chiaro e lo scuro, il cattivo e il buono, e messi insieme qualcosa che mai nessuno penserebbe di mettere assieme, che forse sono anche disturbanti a livello visivo, ma che magicamente nelle loro opere diventa armonioso, trova un suo equilibrio e quindi trova anche un nuovo tipo di comunicazione. Le ispirazioni vengono da vari luoghi, vengono da, appunto, come ti dicevo, anche da varie epoche. Ad esempio, come vediamo nell'altra parete, ci sono queste due opere che riprendono dei cartoon della Walt Disney, no? Ma rivisitate. Una cosa, ad esempio, una molto Biancaneve col teschio, direi. Col teschio è infatti è assai disturbante, no? Ma perché questa è una, loro l'hanno interpretata come una Biancaneve del presente, no? Allora, che tipo di Biancaneve è? È una Biancaneve che è un attimo inquieta, perché non è una vera e propria Biancaneve dolce, tenera, fragile, perché c'era questa idea della fragilità nella fiaba, no? Originale. È una Biancaneve che ama un teschio che non si sa di chi sia. E non si sa se sia anche la responsabile, certo. Del fatto che si ritrovi in un teschio, che può essere qualcuno che ha cercato di farle del male, che lei ha avuto modo di poterlo eliminare, o un compiacimento nel fatto che questo personaggio maligno sia stato sconfitto. Sì, perché il viso è il classico viso di Biancaneve, ma è un'altra Biancaneve, ma una Biancaneve sicura di sé. Sì. E poi abbiamo anche questa loro caratteristica, no?
di andare a rendere, di scegliere, adesso questo glielo chiederemo direttamente, alcune, allora, una buona parte, a parte i pattern dietro che sono sempre molto colorati, eccetera, ma anche delle figure che sono sempre a colore pieno. Poi ci sono delle, vanno a focalizzarsi o su dei particolari o su delle altre figure all'interno della composizione e di andarli a rendere, almeno quello mi ricordo perché vengo dal mondo dell'archeologia, a un disegno scientifico fatto col rapidografo, la china, di un ritrovamento appunto archeologico, no? Di una sepoltura, di un defunto, ma loro si fanno appunto molto al mondo delle incisioni, quindi vanno a coniugare questo. Chiediamo perché. Perché comunque l'incisione, anche medica, scientifica, ha quella freddezza che poi non mixata, analizza. Che è infatti... Non è né positiva né negativa. Che è appunto... Che è quella. Oggettiva alla fine. E poi è anche un riassunto, perché alla fine l'incisione è il riassunto dell'immagine. Cioè. E poi tutta l'immaginario comunque contemporaneo... è nato da quello che è stato la rappresentazione all'inizio appunto scientifico, perché le primissime, com'è che posso dire, i primi soggetti che comunque sono stati divulgati sono stati quelli scientifici, e per arrivare a un pubblico più vasto, e quindi era fra virgolette anche quello un sistema anonimo, certo, di arrivare, certo, alla collettività. E poi non serviva, quindi, come opera d'arte l'incisione, aveva un senso preciso? Neutro. Neutrale, ma soprattutto un senso di rappresentazione oggettiva per tutti. Uh-huh. Quindi è proprio l'idea di anonymous, come l'enciclopedia di Diderot e di Lambert, che comunque, certo, spazia dalla A alla Z veramente in tutti. A voi date una priorità, cioè nel senso, questi personaggi, quello che decidete di dipingere in quel modo, no, che poi sono tutte a olio, sì, sì, olio, per intenderci. È un'evidenziazione. È un'evidenziazione, però in effetti loro sono tutte a olio, quindi non ci sono tecniche diverse, non sono tecniche differenti. Sì, perché uno può pensare non che magari sono collage, è no, che tanti vedendoli... Io sono tutte, avevo pensato che ci fosse una tela davanti, sono, e un intorno ad olio. Tutto ad olio, quindi una mistificazione di quella che è. Anche perché l'idea che sia lento e faticoso produrlo fa parte... del sì, e anche del significato poi della, certo, ma date una priorità, un lavoro dietro, più importante quindi quello a colore pieno, più importante no, quello perché no, è un soggetto perché intero. Comunque dialogano fra loro alla fine, è un soggetto, non è che intero, se... è più un, certo, discorso di interesse a far capire la compattezza, no, certo, e quindi è la soluzione per focalizzare in due punti diversi l'attenzione. E però farla poi arrivare poi al significato ultimo che deve essere. Esatto, è complessivo. Sono non... complementari. Sì, sono complementari. Sì. Un po' è il modo umano di intendere le cose. È anche perché quello comunque che si diceva. Alla fine noi guardiamo la faccia come la persona è la faccia. Cioè se io mi ricordo di lei o di te, io, certo, mi ricordo soprattutto di questa parte del viso, quindi è come se in qualche modo io vedo solo questo a colori e il resto lo sintetizzo. Quella è un po' un'analisi umana di come vediamo le cose, certo, però non è che per questo il resto non è importante, certo, è solo, certo, messo un pochino più a fuoco del resto e sintetizzato meno o in una maniera differente. Infatti io amo poi moltissimo il loro modo di esprimersi, perché hanno questo sarcasmo intelligente, mm-hmm, nel trattare soprattutto quelli che sono le tematiche sulla società di oggi, perché è tutto focalizzato sul lavoro, sull'uomo e sulla società di oggi. Il fatto di raffigurare l'uomo come un topo, no? Questa è un'opera che abbiamo portato a Berlino, perché naturalmente anche loro fanno parte del gruppo di Neuropop, che è appunto questo gruppo di, che hanno questa venatura dark del pop, che noi, io e Roberto Messina abbiamo fondato un annetto e mezzo fa, e loro appunto sono, loro hanno una, appunto una, con una forte critica, ma non critica, in effetti mettono un forte faro su quello che non va nella nostra società, quello che non va nella società, che non va nell'uomo. Cioè loro, quest'opera che si intitola Homo hominis mus, riprende Homo hominis lupus, no? Cioè, mm-hmm, l'uomo è lupo all'uomo, che vuol dire che comunque l'uomo è molto egocentrico, è molto egoista, che cerca di prevalere sull'altro, quindi di sfruttarlo. Ma loro vanno più a fondo. Fast food. Esatto, loro vanno proprio a fondo, perché loro dicono,
non solo è così, ma è anche topo, perché il topo è sempre sordido, è quella meschinità nascosta, elegante, ma a maggior ragione è lì, infatti, che è ancora più elegante, certo. Ma noi dobbiamo pensare all'ambiente sotterraneo, certo. No? Quindi noi abbiamo orrore, no? Anche se c'è il topolino, che ci piacciono tanto in televisione, però poi alla fine noi, sai, il topolino Mickey Mouse, sì, sì, sì. Oppure anche i topolini piccoli che fanno vedere bellissimi, però chissà come mai noi reagiamo sempre molto male di fronte alla visione di un topo, no? Se ce lo troviamo all'improvviso, sì, perché ci riportano ovviamente, perché malattie, perché certo. Vanno a distruggere altri, quello che noi accumuliamo zone, come ricchezza, certo. Della nostra sopravvivenza. E quindi andare a identificare questo è molto più che considerarlo soltanto un lupo, un predatore, perché si pone per quello che è, ma è quello che è l'ipocrisia sotto. Anche che c'è sotto, le cose fatte di nascosto, no? Per cui loro hanno questo modo di presentare il mondo reale che è assolutamente feroce, ma quella ferocia è inversamente proporzionale a quella che è la leggerezza del pop. Loro si rifanno molto tipo al pop surrealism, alla new gothic art, no? A quello che proprio va a focalizzare l'attenzione sull'oscurità, su quello che è l'orrore, su tutto quello che è oscuro, cioè infatti le rappresentazioni ovviamente ci sono teschi, c'è la divisione dell'io, cioè, quindi si va proprio sia nello psicologico che proprio nella ricerca di quell'emblema, che di quell'animale, che va ad evocare qualcosa di molto negativo per noi. Ma lo sanno fare appunto con non dando una sorta di repulsione, no? Cioè lo spettatore che si pone davanti alle loro opere è divertito come prima cosa, dopodiché comincia a guardarli meglio, mm-hmm. E va più a fondo e va a capire anche quel gusto retroamaro che c'è nelle loro un'opera, opere. Adesso mi ho davanti queste due, questi colori invece, queste parti poi in bianco e nero appunto stilizzate che ricordano un'incisione, quanto c'è di uno e quanto c'è dell'altro? È come realizzare un'opera, diciamo. Come hai realizzato un'opera? Forse è indifficile, forse c'è uno di voi due che fa la parte, no. Ovviamente no, colorati, no. Cioè, il lavoro è diverso, la pittura è soltanto sua. Cioè, okay. È proprio rarissimo che io faccia delle cose, è successo, però è, diciamo, marginale o quasi assente. Il lavoro che faccio io è quello iniziale di occuparmi della parte del bozzetto, subito dopo il lavoro comune, che è quello di avere l'idea. Okay. Che anche quello non è sempre così, perché a volte ci sono delle idee, infatti diciamo questo quadro è più tuo, questo quadro è più mio, perché magari c'è un'idea sua che a me piace subito tantissimo e che mi piace così tanto che non ci metto del mio, perché la sento mia, okay. E quindi quel lavoro tra virgolette diventa più suo, però mediamente c'è sempre una relazione fra entrambi e quindi la decisione di un tema, comunque del soggetto e tutto. Poi io mi occupo più della parte tecnica, quindi di fare una specie di collage raccattando pezzi di giornale, ridisegnando magari la parte dello sfondo, quindi ricercando, io magari lo faccio con quelli che sono i miei mezzi, ovviamente. Che sono il computer, comunque il disegno vettoriale e altre cose. La parte invece proprio della produzione finale, che accomuna l'idea che invece è di entrambi, è completamente sua. Quindi noi abbiamo proprio dei ruoli all'interno della produzione che sono... Sì. Molto distinti. Alla fine loro si vanno a compensare come si compensano le due parti differenti dell'opera, no? Assolutamente. Ma anche come gusto poi estetico, alla fine ce lo dicono praticamente tutti che la parte dark sono io, la parte pop è lui. Esattamente. Ma è pop dark. Ma si vede proprio. Sì, infatti poi vengono fuori. E siamo una negata al computer e una negata alla pittura, quindi non possiamo farlo insieme. Perfetto. E loro sempre in armonia, quindi come lei, le loro opere. Quindi lei ricerca perché non chi riesce. Chi cucina, chi lava i piatti? Lui cucina. E lei lava i piatti. Grande. Ringraziamo tantissimo, veramente, questa è stata una di quelle puntate davvero che hanno il loro perché. Noi ringraziamo tantissimo gli Anonymous Art, come vedete sono assolutamente una coppia dei personaggi da seguire, quindi mi raccomando, e ovviamente grazie a te Adriana per la tua preziosissima narrativa, io non so più come descriverti. Noi ringraziamo i telespettatori e ci vediamo alla prossima. Ciao. Arrivederci. Arrivederci.